Ascoltiamo Enrico Marcora, che è noto a tutti noi ed è stato un imprenditore di grande successo. Ha iniziato a fare politica un paio d'anni fa circa, si è candidato alla presidenza della provincia nel 2009, dove ha svolto con grande impegno la funzione di consigliere provinciale sino a giugno scorso, dove poi ha passato a testimone ad Alessandro. Enrico è un vulcano di idee, oserei di segni, senza modestia, di iniziative di istituzione regionale, e fuori essa è impossibile elencarle, anche solo quelle relative agli ultimi mesi. La cosa migliore è quella di ascoltarlo. La parola ad Enrico. Grazie, innanzitutto dopo queste premesse sarò veloce, perché la responsabilità è troppo grande, quindi dovrò essere, non devo sbagliare, quindi dovrò essere assolutamente veloce. Prima di tutto, grazie, un grazie di cuore a quelli che hanno aiutato a creare questo circolo. Mi piace chiamarvi tutti, perché credo che non ci si possa dimenticare di nessuno: di Verdicchio, Gorgoglione, Rinaldi, Moschini, Cozzani, Pagliarini, Barbieri. Ecco, un grazie di cuore, perché per riuscire a creare, come la chiamo io, la nostra casa, abbiamo messo tanto impegno, abbiamo passato tante serate, abbiamo cercato diverse ipotesi, abbiamo organizzato tinteggiature di gioco di notte, abbiamo rimesso a nuovo questo che era un locale assolutamente fatiscente. E quindi un grazie, perché quando si sacrifica quel bene prezioso che è il tempo, che nessuno di noi riesce a creare, moltiplicare o ad aumentare, ma è un dono al Padre Eterno, io credo che sia un segno importante ed è un grande segno di voler creare qualche cosa. Ecco, io credo che il primo messaggio così che voglio trasferirvi è proprio il desiderio che tutti noi abbiamo. Vedo degli amici che vengono da altre realtà, da Rozzano, da Pulcinasco, che insieme stiamo costruendo queste case dove potersi incontrare. Ecco, questo è il primo messaggio importante. Io credo che si parla tanto di politica, si parla tanto di strategie, ma poi alla fine non ci sono mai dei luoghi dove ci si può incontrare. Perché io credo che, così come abbiamo questo rapporto di amicizia vera con Alessandro, prima di tutto, quando si deve fare politica e quando si considera la politica quella con la P maiuscola, quella politica alta, innanzitutto bisogna avere dei luoghi dove incontrarsi, dove magari si può anche discutere, ma dopo poi, quando si esce da una porta, si esce con il senso dell'amicizia. Sia quando si entra, sia quando si esce, l'amicizia è una cosa fondamentale. Spesso usiamo un po' la parola fraternità, che è un elemento che ci tiene veramente insieme. E io il desiderio che ho, e che stiamo poco alla volta portando avanti, però devo dire che già dai numeri che abbiamo di questi circoli siamo arrivati quasi a 7 tra Milano e la provincia, ecco, sono tutti luoghi dove le persone si possono incontrare, possono riflettere, possono occuparsi di quella politica che poi è la cura della polis, la cura della città. È impossibile, secondo me, pensare di fare politica se non ci sono dei luoghi fisici dove ci si può incontrare. Ma questi luoghi fisici non devono essere luoghi fisici solo per parlare di politica, ma devono essere dei luoghi fisici con le porte aperte dove si possa effettivamente fare un servizio nei confronti delle persone, di tutti quegli uomini e quelle donne che noi non dobbiamo solo andare a cercare quando dobbiamo ottenere i voti, ma dobbiamo essere sempre disponibili 360 giorni all'anno, prima e dopo le campagne elettorali, ma soprattutto nei giorni normali. Ecco, il desiderio che noi stiamo, il segno che vorremmo incominciare a dare, è proprio quello di creare dei luoghi dove, non solo dei luoghi chiusi a qualcuno, sono dei luoghi aperti a tutti, dove qui ci si può incontrare, dove qui si può fare della politica, dove ci possono essere dei servizi per le persone. Questo è il nostro obiettivo, è l'obiettivo che insieme stiamo realizzando, e sono sicuro che riusciremo a farlo, perché siamo in tanti e abbiamo soprattutto buona volontà e lo facciamo con passione.
È un inizio questo o è un arrivo? È assolutamente un inizio, non è un arrivo. Oggi noi abbiamo fatto forse la parte più facile di questa iniziativa. Da adesso in poi il problema è fare in modo che questo luogo sia pieno, non sia uno di quei luoghi dove si passa e si trova giù la tendina e magari la polvere sulle scrivanie. Ecco, devono essere dei luoghi che vivono tutti i giorni, dei luoghi dove è un punto di riferimento, dove veramente si riesca a dare un qualche cosa nei confronti del prossimo. Una delle richieste che ho fatto prima di tutto è proprio quello di incontrarci quotidianamente per telefono, ma poi anche voglio dire venire qui una volta ogni due settimane, incontrare, capire quelli che sono i problemi. E poi alla fine è quello di riuscire poi a aprire i giovani, che è la cosa più importante. Io credo che il grande risultato noi lo otterremo quando qui ci saranno i giovani che con grande passione e con grande voglia di fare qualche cosa, in questo caso per San Donato e per San Giuliano Milanese, ma saranno qui a darsi da fare. È un problema richiamare i giovani, è un problema perché spesso e volentieri sono distratti da altre cose, magari anche da un certo senso di pensare che la politica sia una cosa noiosa. Io invece non credo che sia in questo modo. Tanti giovani oggi sono a fare un'altra attività di volontariato, cioè l'attività di volontariato nei confronti delle persone, che fanno sempre con grandissima passione e con grandissima determinazione. Ecco, noi dobbiamo ritornare a far capire ai giovani che la politica è un'attività, anche quella di volontariato, e anche con la stessa passione si possono ottenere dei grandissimi risultati. Che altro dire? La politica poi ovviamente vuol dire avere a che fare con le istituzioni e voi avete già al vostro servizio, perché questo mi piace dirlo, un consigliere regionale e un consigliere provinciale. Ovviamente loro sono quelli che in questo momento vi possono incominciare a dare delle opportunità per risolvere i problemi dei cittadini. E poi abbiamo un sindaco che io devo dire ho sempre trovato molto disponibile tutte le volte che gli abbiamo chiesto un aiuto di realizzare qualche cosa nei confronti dei cittadini. Io sono assolutamente sicuro che anche con lui, in questo periodo che noi cominciamo a svolgere le nostre attività, troveremo una persona che, quando queste nostre proposte sono nell'interesse generale dei cittadini per il bene comune, non potrà che essere disponibile. Ora vorrei raccontarvi, perché mi sembra giusto, che cosa abbiamo fatto in questo periodo in regione, perché siccome ci sono già da 4 mesi qualche cosa abbiamo già incominciato a fare. Bene, la settimana scorsa è stato approvato il PRS, il Piano Regionale di Sviluppo, che è praticamente la linea guida della Regione Lombardia per i prossimi anni. Bene, noi abbiamo inserito nel PRS un fatto che credo che sia il fatto forse che maggiormente riguarda la città di San Donato. Abbiamo inserito la necessità che la Regione Lombardia si adoperi affinché venga realizzata a Milano e nella provincia di Milano la città metropolitana. Questo è un argomento, secondo me, importantissimo. Credo che sia forse il primo argomento che bisognerebbe affrontare anche all'interno di questo circolo, che poi anche il nostro sindaco di San Donato potrà incominciare a riflettere. Cosa vuol dire la città metropolitana? Io ho una visione molto chiara della città metropolitana. Primo, oggi non esiste più Milano e San Donato milanese per quel che riguarda una serie di servizi. Esiste una grande città, perché quello che stacca Milano da San Donato milanese forse è solo ed unicamente il cartello di San Donato milanese, perché in un certo senso c'è una continuità tra Milano e San Donato milanese. Poi c'è una identità importante dei cittadini di San Donato milanese che deve assolutamente essere salvaguardato, e che la città di San Donato milanese ha una sua identità, ma ci sono tanti elementi che sono in comune. Ecco, la provincia e il comune di Milano, questa è la mia idea, devono essere accorpati in un unico ente e avremo la città metropolitana, comune di Milano più provincia di Milano e il comune di San Donato di Milanese. Le funzioni della città metropolitana
verranno svolte dal Comune di Milano e che prenderà il nome di città metropolitana. Ma perché questo? Perché la provincia di Milano è un ente che sostanzialmente costa ai cittadini circa 49 euro, 43, dai 43 ai 49 euro all'anno, il che vuol dire che su 4 milioni di abitanti sono quasi 180 milioni di euro più o meno. Ecco, questi 180 milioni di euro con la creazione della città metropolitana, non dico tutti 180, diciamo un centinaio di milioni di euro all'anno, sono risorse che si liberano. Bene, il grande dibattito secondo me è come spendere questi 100 milioni di euro che possono arrivare ogni anno sulla città e sulla provincia, sulla città metropolitana. Ecco, questo è, credo, il dibattito. In un momento in cui c'è una grande difficoltà di risorse, che sono, lo vediamo scritto poi su tutti i giornali, perché i comuni non hanno poche risorse e la regione stessa ha avuto una diminuzione di risorse, creare la città metropolitana vuol dire avere a disposizione una certa quantità di quattrini che a mio avviso potranno essere dati in aiuti concreti nei confronti delle famiglie, nella realizzazione di tutto quel tema delle case che in questo momento hanno dei prezzi assolutamente, ancora oggi hanno dei prezzi assolutamente alti, diventa un problema per i giovani o spesso per gli anziani poter trovare delle case a dei prezzi convenzionali, e poi per tutta quella realtà delle associazioni di volontariato. Questi sono tre mega argomenti che secondo me bisognerebbe affrontare. L'aiuto a quelle associazioni di volontariato che quotidianamente aiutano spesso e volentieri le famiglie quando si trovano in grave difficoltà. Poi ciascuno può assolutamente aprire un dibattito. Diciamo che noi abbiamo dato la parola inizio a un argomento importante che è quello della città metropolitana. Poi ci sono altri argomenti che abbiamo portato avanti, ad esempio abbiamo dato un taglio direi nuovo anche a questo tema che purtroppo noi conosciamo solo ed unicamente per la querelle che esiste sui ritardi e sul problema dei terreni, che è quello dell'Expo. Invece abbiamo dato anche una visione più importante, più alta dell'Expo, che è quella di collegarla con la grande realtà che esiste di eccellenza su questo territorio, che è quello della sanità lombarda. Voi sapete che la sanità lombarda è una grande eccellenza. All'interno dell'Expo avremo in teoria quasi 20 milioni di persone che verranno a visitare l'Expo. Ecco, riuscire a collegare questi 20 milioni di Expo con il messaggio che sul territorio di Milano esiste una grande eccellenza della sanità è un'operazione molto importante, perché vuol dire incominciare a creare il trend, la dignità che questa città può avere il fine di essere l'eccellenza mondiale della sanità. Ecco, questi sono messaggi che all'interno del piano regionale di sviluppo, inseriti in modo sistematico come siamo riusciti a fare, diventano degli argomenti di governo. Siccome io sono una persona molto pragmatica, mi piacerebbe tanto che, dico, alla fine della mia legislatura in regione sia realizzata la città metropolitana e Milano e la provincia di Milano diventi la grande eccellenza mondiale della sanità. Sarebbero due risultati che portano lavoro, portano occupazione, portano eccellenza, portano crescita, che portano poi alla fine quella parola che è benessere e serenità, che sia il vero punto che i cittadini ricercano sempre. Grazie.